Allora, facciamo una cosa. Allora, posso scegliere due personaggi tecnicamente. Questo è Locato, c'è Void oppure Marduk. Quindi proviamo Void. Strange, isn't it? From childhood, we have been told that the universe is endless. It was said that there are millions of worlds out there, and that none of them can be reached. They said that they were thousands of light years away from us. But what if this is not the whole truth? What if we live in a multiverse where a thin membrane separates worlds from each other? And this membrane is not as strong as it seems. Seven worlds, seven variations of Earth were instantly merged. Those few who survived called this cataclysm the Shift. Ok, allora Flying Guy è lui. Quindi occhi volanti. Ok, Communicator, open inventario. Allora, questa è una porta. Guarda attorno, scegli la porta che ti piace e sblocca con questa chiave. Dietro le porte ci sono frammenti di mondi di altre dimensioni. Con questo oggetto. Il comunicatore puoi entrare in contatto, quindi niente, soltanto con quella chiave non possiamo entrare in tutte le porte ma in una. Ok, allora qua c'è un NPC. Ok, scelgo un fight normale, speriamo di non fare la fine della merda, ragazzi. È un gioco bastardello comunque. Parecchio bastardello. Palle. Vediamo se... Ehi! Figlio di zoccola! Ehi là, questi mi ammazzano!
Cazzo! Ragazzi, questo è un Dungeon Arena. Volete veramente comprarlo? I tempi sono maturi. Per andare via. Praticamente questo è sostanzialmente un Dungeon Arena. Praticamente è un tizio, una sorta di demone guerriero, che salta di portale in portale, di dungeon in dungeon, e si ritrova all'interno di mondi, entrare a combattere all'interno delle arene e uccidere quanto più nemici gli si pongono davanti. Quindi questo è il gioco, ragazzi, sostanzialmente. Quindi è un po' bastardello, però sostanzialmente è la grafica mi piace, anche se la visuale è alla Don't Starve, per intenderci. Quindi è sì, la visuale è quella, che non è male, non mi dispiace affatto. La grafica in pixel ormai ci stiamo prendendo tutti quanti l'abitudine. Il gioco non lo so per quanto possa attirare l'attenzione. La mia di sicuro non ha attirato tanto la mia attenzione, quindi appunto sono rimasto un grosso ni davanti a me. Questo era un Dungeon Arena.